La sfida principale dello sport italiano attuale è quella di raggiungere la propria sostenibilità economica nel tempo. Per raggiungere questo obiettivo è ormai necessario l'adozione di un approccio di marketing dello sport. Ma come concretamente il marketing può aiutare il mondo sportivo? Se guardiamo al mercato delle sponsorizzazioni, vediamo che qualche anno fa ancora un'azienda che si avvicinava alla sponsorizzazione sportiva aveva in sé nella decisione una dose di mecenatismo. Ora invece non è più possibile. Le aziende richiedono risultati, per esempio, in termini di quantità e qualità dei contatti. E il marketing può valorizzare la sponsorizzazione e anche misurare nei termini in cui viene richiesto dalle aziende. Se poi andiamo a vedere un'altra fonte di incasso importante, che è quella della biglietteria, il ticketing, possiamo aiutarci con un caso molto recente di successo della EA7 Olimpia Milano, in Serie A di basket, che ha chiuso la campagna abbonamenti con un successo perché gli abbonamenti sono rimasti come numero gli stessi dello scorso anno e c'è stato un incasso del più 6,9%. Potrebbe non sembrare un grande successo, ma lo è perché sono riusciti con un'attenta attività di pianificazione a sconfiggere uno dei più grossi problemi dello sport, cioè slegare il risultato sportivo da quello da successo diciamo economico. Infatti gli abbonamenti di quest'anno sono stati il confronto con gli abbonamenti di quest'anno è stato fatto rispetto all'anno scorso, quando l'Olimpia aveva vinto lo scudetto, aveva avuto più 83,4% di abbonamenti e più 134% di incassi. L'anno scorso è stato un anno deludente e nonostante questo l'Olimpia è riuscita a confermarsi su quei numeri. Come ha fatto? Hanno fatto marketing, hanno fatto programmazione di marketing e hanno slegato il successo economico da quello sportivo. Come? Hanno puntato molto sull'intrattenimento perché stanno cercando di introdurre nella cultura sportiva italiana anche il fatto di andare a avere uno spettacolo e non soltanto stare attenti al risultato della propria squadra e hanno calcato molto sull'identità della squadra. Se una squadra ha un'identità precisa e un insieme di valori, il pubblico è disposto ad andare oltre il risultato negativo. Quest'anno, d'estate, sono fatte delle scelte di persone, prima che i giocatori, il pubblico l'ha capito e ha rinnovato la fiducia. Poi c'è una parte di organizzazione, da 3 anni ormai c'è un'organizzazione stabile all'Olimpia Milano che si occupa di ticketing, pianificano tutto l'anno e fanno una politica di prezzo molto interessante, molto innovativa, perché il vincolo del forum, che si dice sempre che sia un impianto troppo grande, è stata ritenuta un'opportunità, cambiando i settori, facendo molti settori, segmentando il mercato e facendo una politica di prezzi giusta per ogni segmento del mercato aziendale o privato.